Eccoci al lago di Lugano, va bene, a Ponte Tresa, perché dove stiamo andando? No, ma lo dovevo fare dire io. Lo voleva dire lei, lo voleva dire. Intanto buongiorno. Buongiorno. Siamo un posto strepitoso, siamo all'Avena Ponte Tresa e cominciamo oggi la via Francisca del Lupo Magno, 135 km in terra italiana da appunto l'Avena Ponte Tresa fino a Pavia, dove si incontra con la via Francigena. Noi partiamo da qua e oggi arriviamo fino a Ganna. A Ganna, sei ricordata tutto. In realtà la via Francisca comincia in Svizzera e è il più lunga, sono altri 350 km in Svizzera. Noi però facciamo quella italiana. Che è ottima per vedere dei bei posti, mettere chilometri nelle gambe. Ed è vicino a casa più o meno. Vicino a casa. Via, camminiamo, senza indugi. Sull'Avena. Dall'altra parte del lago, cioè a meno di 100 metri da noi, c'è la Svizzera. Dovresti sentire il profumo di cioccolato che si sente fin da qui. E il cartello non l'hai visto? Non l'hai visto il cartello? Questo?
se lasciamo fare a lei, abbiamo abbandonato il lago e stiamo iniziando a salire per andare verso il parco dell'Argentera, se non mi ricordo male. Vediamo, eccola il prossimo segnale sul cartello. Qui la galleria, e qui questa struttura abbandonata, e noi si va verso il parco dell'Argentera, che è qui davanti. Sentiero del Giubileo 2000. E appena usciti dalla galleria, questo è quello che ci aspetta. Bello! La seconda galleria. E questa non c'è la luce però. Andiamo avanti la pellegrinetta. Là sotto si riesce a vedere un po' il lago da cui siamo partiti. Allora, poco più avanti attraverseremo questa strada e entreremo nel parco dell'Argentera. Oh, lasciamo il traffico ed entriamo nel parco. Parco dell'Argentera, eccoci qua. Unità montana della Valganna e Val Marchirolo. Ciao pellegrinetta! A proposito, vi siete iscritti al canale? Su via! Iscrivetevi, condividete, mettete mi piace, aiutateci! E fatecelo crescere questo canale. Ecco, aiutateci a far crescere il canale. Ma anche gratis. Grazie. Noi intanto camminiamo. I mulini del parco dell'Argentera. Oh, guarda che bel fiumiciattolo col ponticello. Quello lì è il torrente Dovrana, che forma quello stagno un poco più sopra. Molto carino. I mulini ci sono, però non mi convincono tanto, perché le ruote sono piccolissime. Secondo me sono posticce, sono state aggiunte dopo. Il segnavia bianco e verde della via Francesca del Lucomagno. Con pellegrino, bastone, tutto, sì. Sembra più una spada che un bastone quello lì però. No, qui si vede meglio. Ora c'è anche un ponticello, si può attraversare, c'è una panchina. Qui d'estate si viene a prendere il fresco. Se non si vuole stare giù al lago, si viene qua. Poco dopo Gaggio, abbiamo attraversato penso per l'ultima volta il torrente e ora ci dirigiamo verso la prossima, il prossimo paese di cui non ricordo il nome. Cuneglio, boh, vabbè, vedremo. Allora, qui dovremmo essere a Marchirolo.
da Assunzione di Destra. Salita verso la chiesa. Stasera è aperta. Una biblioteca con le sculture lignee, qualcuna è un po' controversa, però abbiamo lasciato Marchirolo e siamo entrati a Cugliate Fabiasco. Poi capite perché poi non mi ricordo i nomi di questi posti, ma soprattutto Carono Pertusella. Cosa c'è? Un sacco di punti. E vabbè, dai, rivalutiamo anche Carono Pertusella come nome. Il posto più umido che ci sia. Umidissimo. C'erano le alghe sui marciapiedi, sui muri. Ormai siamo a 1,5 km da Ghirla e dal lago di Ghirla, dove ci fermeremo a fare la pausa pranzo. E qualcuno ha in mente di cercare una birreria. Secondo me non troverà nulla. Fatecelo sapere nei commenti. Secondo voi sarà riuscita a trovare una birreria aperta? La discesa verso Ghirla. Perché è discesa in lì? Se siamo in salita ti lamenti. Se siamo in discesa ti lamenti. Dai, ma sei sempre... Sei una pellegrina lamentosa. Non è vero. Eh sì, invece. No. Fatecelo sapere. Niente birra. Tutto tu c'è. Siamo entrati nel parco di Campo dei Fiori. Poco più avanti inizia l'abitato di Ghirla. Con il suo lago. Che cercheremo di sorvolare.